c'è, ti insegno io l'educazione a te. Ehi, fatti un'altra risata in faccia a sto cappello. Scusa tanto se sono entrato senza bussare, ma cosa vuoi, quando c'è a che fare con dei villani di quella risma, ci vuole pazienza. Fatti vedere, fatti vedere un po'. A me? Perché che c'è? Sei nuovo? Beh, veramente sono stato usato qualche volta, ma non si vede. No, dicevo, se sei nuovo per questo ambiente, sei la prima volta che vieni qua. Sì, 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 la prima volta. Spesso mi dicevano, ma vangalera, sai come ho rimandato sempre, e adesso poi mi sono trovato. Permette che mi presenti? Prego. Faina, borsaiuolo. Molto piacere. Felice, donnaiuolo. Ti ho fatto male, eh? Accidente, che forza che tieni. Sono un forziero, è per questo che faccio il donnaiuolo, perché alle donne piacciono gli uomini forsuti come me. Veramente, dal tuo aspetto non si direbbe. Lo so perché la mia è una forza truccata. Io sono un falso debole, capisci? Ho le mani di ferro. Ogni qualvolta che mi tocco, lividi, mi faccio male. Ma senti una cosa, ma com'è che ti trovi qua? Com'è che trovo qua? Perché vedi, malgrado la mia forza bruta, la mia forza maschiaccia, in fondo io ho un cuore tenero, un cuore da piccioncino, capisci? Dimmi un po', lo manderesti tu in galera, un povero padre di famiglia con 5 figli da mantenere, soltanto perché ha buttato dal 5° piano uno strozzinaccio che lo voleva ricattare? Lo manderesti in galera tu? Sinceramente no. lo vedi bimbo? E neanche io. Mi sono accusato io al posto suo. L'ho lasciato libero, sì. L'ho dato alla sua famiglia. L'ho lasciato alla sua famiglia, sì. Io non, in questo momento non ho niente da fare. Sono libero. Sì, sì, Dio mio, le donne soffriranno un po' per la mia assenza. Mi rifaccia l'uscita. Me l'immagino. Chi va là? C'è l'amico qualche ladro. Ma no, stai tranquillo. Questo è il cameriere che ci porta la cena. Il cameriere. E ora questo? E ora questa di portare la cena? E ora questa io mi domando e dico? Questa è l'ora. Questa è l'ora. Ma che vuoi? Che voglio. Se non mi dai la carta o un menù, come faccio a scegliere io cosa voglio? Questa minestra è uguale per tutti. Dai qua. Ti aspetterai mica una buona mancia da me, eh? Hai capito? Oh, senti. Se qualcuno cercasse di me, non sono in casa. Senti. E vada corrige, se viceversa fosse qualche bella ragazza, introducila pure. C'è qualche separecchio. Magari vai a motivare. Oh, di, senti! Che vuoi? Saluta Massorata.